Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di ulivo e queste palme e concedi a noi tuoi fedeli che accompagniamo esultanti il Cristo nostro Re e Signore di giungere con Lui alla Gerusalemme del Cielo. Gesù mio, io vi amo con tutti i cuori, vi raccomando ancora a tutti i poveri peccatori. Osanna figlio di David, Osanna Redentore. Abbiamo iniziato questa celebrazione eucaristica nella Domenica delle Palme, ricordando l'ingresso di Gesù in Gerusalemme, e abbiamo imitato le folle degli ebrei che andavano verso il Messia acclamando: benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore. Momento evidentemente festoso di un avvenimento messianico, potremmo dire l'inizio della risoluzione della vita terrena di Gesù e della sua missione salvifica. E allora credo che davvero sia necessario da parte nostra accostarci con profonda fede a tale mistero. Incamminiamoci in quest'ultimo tratto verso la Pasqua e chiediamo al Signore non solo la nostra conversione, ma chiediamogli anche la grazia di aumentare la nostra fede, perché anche noi, come Padre Pio, che ha saputo seguire, amarlo, accoglierlo fino al punto da ricevere in dono i segni stessi della sua passione, anche noi, fratelli e sorelle, impariamo a seguire giorno per giorno il Signore, ad amarlo e soprattutto a riconoscerlo Re nel paradossale fallimento della croce. Così speriamo e così sia.